Giuseppina Versace, also known as Giusy Versace, was born in Reggio Calabria on May 20th, 1977. She experienced a happy childhood, later moving to London before settling in Milano. She is the daughter of Alfredo Versace, cousin of Donatella, Salvo and Gianni Versace. And like her relatives, decided to take her first steps in the world of fashion. But the episode that will change her life forever occurred on August 22, 2005, when she lost both legs in a tragic car accident. However, Juicy finds the strength to react without letting what happened get her down. A surname as important as hers and an enviable willpower allow her to start a new life made up of successes and achievements. Thanks to the use of a prosthetic, Juicy is able to approach the world of sports, and in 2010 she qualified for the Italian track and field championships. Despite failing to qualify for the 2012 London Paralympics, Juicy managed to improve her performances while also setting records in the category in which she competes. In 2013, Mondadori published her autobiography entitled With Your Head and Heart, You Go Everywhere, while in 2014 she participated and won the edition of the well-known TV program Dancing with the Stars. In 2015 she competed at the Paralympic World Championship in Doha, earning a place in the final and finishing 8th. At the 2016 European Paralympic Championship in Grosseto, she won a silver medal in the 200 meter and bronze in the 400 meter. In the same year, she managed to compete in the Paralympic Games in Rio de Janeiro, where she achieved the same result as in Qatar a year earlier. From there, on a series of a television appearance, as well as a further sports merit, will make her fame grow more and more. Since 2018, Juicy Versace has also been active in Italian politics, once again demonstrating her versatility. Her desire to fight for results means that she can make her way in multiple fields, she never losing her warrior spirit. I'm sitting comfortable with Juicy Versace. We are at Istituto Italiano di Cultura in New York City and we are getting ready for an unbelievable evening. Buonasera Juicy. Ciao, ciao bella, come ciao. Stai? Felicissima. Ti vedo, sei smagliante. Io e Juicy ci siamo già conosciute qualche giorno fa e da buone calabresi abbiamo subito cliccato, vero? Abbiamo passato una giornata favolosa a Central Park, abbiamo fatto un brunch. Di cui ti sarò grata per sempre. Per così poco. Sì, mi hai fatto scoprire uno scorcio di Central Park che non avevo mai visto. Molto Sex in the City, vero? Tanto Sex in the City. Siamo stati alla Boat House a Central Park, quindi giornata meravigliosa. Allora, tu sei qui a New York per qualche giorno per presentare questo tuo favoloso libro che tu mi hai già regalato e mi hai già autografato e io ho cominciato a leggere e va bene ragazzi, pelle d'oca. Parliamo un po' di te, della tua vita, sei cresciuta in Calabria. Sì, ma in realtà questo libro, amo definirlo più un diario, per me è un diario che poi con mia grande sorpresa è diventato un best seller, sì. In seguito uno spettacolo teatrale che mi ha portato in giro per i teatri in Italia raccontando la mia storia ballando. No way! Tu sei nata da una famiglia con un certo nome, diciamocelo. Sì. Quanto ti ha aiutato oppure è un peso avere questo cognome così importante a livello mondiale? Ma Versace è un nome di cui io vado assolutamente fiera. Certamente è un orgoglio, però è anche vero che io ho scelto
di lavorare nel campo della moda per aziende concorrenti. E quando tu vivi a Milano e decidi di lavorare nella moda per aziende concorrenti alla Versace e ti chiami Versace, non è che proprio ti stendono il tappeto rosso. Però devo dire che questo tipo di gavetta mi ha rafforzata, perché mi ha reso ancora più forte e più determinata, con quella voglia di dimostrare che io valevo, che non ero una raccomandata. Assolutamente. Tanto che quando ebbi l'incidente, in realtà mi capitò durante una trasferta di lavoro. E quell'estate lì, come tutte le estati, io ero giù dai miei. Combinazione, un cliente della Campania ebbe un problema con l'apertura di una boutique, io mi trovavo a Reggio Calabria, quindi pensai che la cosa migliore fosse noleggiare una macchina e andargli incontro, perché erano solo 400 chilometri. Sì. All'improvviso, uscendo da una galleria, quel giorno beccai un acquazzone, la macchina fece aquaplaning, sì, e tentai di tenerla, riuscii a evitare gli altri mezzi, ma non potevi evitare l'impatto col guardrail, che purtroppo ha ceduto, ha sfondato l'abitacolo della macchina in cui mi trovavo e mi ha tranciato subito tutte e due le gambe. Quindi è stato immediato. È stato immediato, un evento traumatico che io ricordo bene e che ho raccontato anche nei minimi dettagli. Nei minimi dettagli, sì. Ho dedicato forse le prime 50 pagine, sì, anche un po' a questo, ma non tanto per impressionare, quanto perché io ancora oggi lo ricordo. Per me il 22 agosto di ogni anno rivivo esattamente quello che io ho fatto quel giorno, da quando mi sono svegliata fino a più o meno le 4 del pomeriggio, che è stato l'orario in cui ho avuto l'incidente. Sono stata una settimana in coma, però al di là di questo io tante volte rivivo e ripenso a quei momenti, anche se qualcuno mi dice dimentica, lascia stare, non puoi. Non in riesci. Realtà non solo non posso, ma neanche voglio, neanche perché voglio. Per me ricordare quel momento mi aiuta anche ad essere ancora più forte oggi. Poi mi piace anche ironizzare un po' sopra, dico che ho un paio di gambe per ogni occasione, ma pensare a quel momento quando io ho dolore o male, penso che se ho superato quello puoi superare, posso superare anche qualsiasi momenti, cosa, certo. E soprattutto oggi non posso lamentarmi perché ho due gambe finte, posso solo ringraziare per le tante cose che ancora posso fare nonostante le mie gambe finte. Certo, certo. Si dice spesso che la differenza tra ordinario e straordinario, quel little extra, no? You are extraordinary. Quando sei riuscita anche ad accettare, a ironizzare le tue gambe? Ma innanzitutto mi piacerebbe dirti che I'm not extraordinary. You are. I have to tell you. I had an extraordinary family. That's true too. Assolutamente no, sì. No, ho avuto bisogno di molto tempo per elaborare, sì, per ricominciare, certo, per guardarmi allo specchio, per capire che era importante chiedere aiuto, per capire che era importante combattere e reagire. Una cosa è sicura, noi dobbiamo dare un senso a tutto ciò che facciamo e rappresentiamo. Io ho voluto dare un senso a questa mia nuova vita e quindi mi sono catapultata, ma anche in nuove avventure, ho accolto sfide, ho alzato l'asticella, sono diventata un'atleta paralimpica e prima dell'incidente io non correvo. La verità è che io ho iniziato a correre per dare uno schiaffo morale a quelli che dicevano che sarei caduta, ma non avevo assolutamente in testa di fare le Olimpiadi come poi è stato. Scusate, lei dice di non essere straordinari, ok? This is... E poi un'altra cosa che I'm amazed, io sono un'ex ballerina, quando vedo i Dance with the Star me li guardo e dico ma io non lo potrei mai più fare, invece tu l'hai fatto. No, io l'ho vinto. Esatto, non solo l'hai fatto, l'hai anche vinto. Io ho vinto la versione italiana di Dancing, sì, with the Stars. Esatto, però tu oltre ad essere questa favolosa appunto atleta a questo punto, hai anche cominciato ad essere una ambassador. Mi dici velocemente della tua non profit organization? L'associazione nasce 11 anni fa, nel momento in cui mi sono resa conto che il nostro sistema sanitario nazionale non copre gli ausili e dispositivi di tecnologia avanzata. Non so qui in America, ma in Italia una gamba per correre, tipo quella che uso io, senza andare a comprare un Ferrari, costa 5.000 euro. Per tante persone con disabilità lo sport diventa un lusso quando invece dovrebbe essere un diritto. Sì.
Quindi l'associazione nasce per promuovere lo sport come terapia e mezzo di inclusione sociale, perché credo fortemente nel potere dello sport come strumento educativo e di inclusione. Al tempo stesso raccogliamo fondi per regalare questa opportunità a chi non se la può permettere. Che meraviglia. Allora, io farei così, per adesso ti lascio andare perché ci sono centinaia di persone che ti stanno aspettando. Ci vediamo sopra, grazie ancora. You are our muse. The Italian Cultural Institute would like to be really the home of Italian.